Ultima giornata, altro derby siciliano, la San Cataldese chiusa la pratica salvezza, ospita il Valentino Mazzola alla Cireale, ancora in fiducia alla ricerca del quinto posto che varrebbe la disputa dei playoff. Padroni di casa in campo con Maravigna in porta, al suo esordio con la maglia verde amaranto, Parisi e Samaché a presidiare le corsie esterne, Brumat e Calabresa al centro della difesa. In mezzo al campo Lonigro, Giuffrida e Petracca, in avanti Germano supportato da Durmus e Varela. Gara che viene diretta da Alessio Vincenzi di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Martino e Firera. Al primo di gioco destro di D'Alessandris, che termina di poco sul fondo, 4 giri lancette più tardi e Lokoko a provarci dalla distanza, il suo tentativo sorvola trasversale dei pali. 2 minuti dopo la mezz'ora, rimessa laterale per Palma, mette dentro per Zuppel, fa da sponda per Capitan Savanarola che calcia a botta sicura mandando un soffio sul fondo. 4 minuti più tardi ancora D'Alessandris, ispirato dalla destra, si accentra e calcia trovando la parata in due tempi di meraviglia. Termina così la prima frazione di gioco, squadre negli spogliatoi sul parziale dei piali. Un minuto dopo il rientro in campo le due formazioni, Palma per Zuppel, di testa ancora per Savanarola, esplode il destro senza centrare il bersaglio grosso. Minuto 52, corner sul secondo palo per Galletta che di testa rimette dentro per Maltese, calcia trovando la deviazione di Savanarola per il vantaggio dei Granata. Esultano sia l'ex Licata che il capitano e numero 7 Acese. Al 59esimo primo sussulto verde amaranto, cross sul secondo palo per Brumat, colpisce la sfera trovando la parata di Zizzania che si salva con l'ausilio del palo. 4 minuti dopo l'ora di gioco, gran palla messa dentro da Petracca per Varela che di testa manda alto. 67esimo Brumat per Durmus, carica il mancino, sfiora solamente l'incrocio dei pali. All'80esimo dentro Catalano in luogo di Petracca, un minuto più tardi è il mancino di Danfa a far percorrere i brividi a Zizzania. Non accade più nulla al Valentino Mazzola di San Cataldo, la Cireale approda ai playoff e termina qui la stagione della San Cataldese. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima stagione 2024-2025.